Rights at Work, diritti al lavoro. È il primo vademecum contro le discriminazioni sul mondo del lavoro nei confronti delle persone gay, lesbiche, bisessuali e transessuali. È stato presentato stamattina a Palazzo San Giacomo con un convegno che ha messo in evidenza la persistenza dei pregiudizi basati sull'identità di genere e sull'orientamento sessuale anche in questo settore. Sono tante le discriminazioni di vario livello e di varia gravità che, verso le persone gay, lesbiche e trans sul posto di lavoro. Si va dalla discriminazione diretta o indiretta al mobbing, al licenziamento, alle mancate assunzioni, insomma, e ci aspettiamo che ci sia un'espansione della conoscenza a partire da Napoli, città dei diritti, città che da sempre verso le persone gay, lesbiche e trans ha un'attenzione preziosa e particolare. Da questa città può partire e può ripartire anche da qui l'espansione dei diritti, in questo caso partendo dal lavoro, che noi ci auguriamo avvenga in tutta la nazione. E c'è tutto un sommerso che chiaramente, pur essendo discriminato, non segnala, non denuncia, o per paura di perdere un posto di lavoro o per paura di essere mobbizzato, ghettizzato all'interno dei luoghi di lavoro. E ricordiamoci che ogni tipo di diversità rappresenta un profit per l'azienda, un aumento di produzione, un aumento di business. In un mercato sempre più globale, le aziende devono chiaramente fare i conti con un mercato in contrazione, e la diversità porta creatività e porta nuovi mercati. Come tutti i cambiamenti, c'è bisogno di un lungo periodo di adattamento e anche di promozione sociale, quindi di un cambiamento a livello sociale, quindi dobbiamo parlare di sensibilizzazione e anche di informazione, quindi per parlare poi ed applicare una cultura di parità di genere e di non discriminazione. Ovviamente ci vorrà del tempo, come tutti i cambiamenti richiedono un adattamento della cultura, quindi della società ad un'evoluzione che è in atto. Credo che la cosa essenziale sia proprio la creazione di una rete di istituzioni che abbiano degli obiettivi e soprattutto un linguaggio comune. Come emerso dalle testimonianze provenienti dal mondo sindacale, datoriale, professionale ed accademico, l'argomento finora non ha avuto un'attenzione pari al peso reale del problema e ciò che si vede è ancora soltanto la punta di un iceberg. È fra le discriminazioni la più odiosa, quella di cui si parla meno, come giustamente lei dice, ed è quella che percentualmente incide di più. Da ciò la necessità non solo di parlarne e di fare il punto, ma di contrastare questo fenomeno non solo a parole, ma con fatti concreti, quindi stabilendo anche in connessione con le associazioni dei luoghi nei quali è possibile ripristinare non solo informazione, ma anche intervento caso per caso. Peraltro, che questa iniziativa si svolga a Napoli, città che ha deliberato di riconoscere le nozze gay celebrate in altri paesi, è un fatto particolarmente significativo, lo è nella storia di Napoli, da sempre attenta ed accogliente, lo è per i fatti concreti. E inoltre intendiamo nella giornata di oggi fare anche una serie di proposte sul versante del turismo, sul versante culturale, sul versante dell'ospitalità, perché le discriminazioni sessuali si devono combattere sui luoghi di lavoro e in tutto il paese.